Allora, amici di Calcio Pazzo, il discorso è molto semplice. Ciao, Ci buongiorno. stanno tante verità, non ce ne sta una sola, come in tutte le cose. Allora, iniziamo con due calci di rigore sospetti, insomma, nel senso, mi spiego meglio, calcio di rigore per loro, a mio avviso totalmente inventato, perché quando anche Abraham, che comunque ha allargato il braccio, avesse toccato il pallone, quella deviazione non cambia la traiettoria del pallone, che comunque sarebbe finito esattamente lì. Anzi, te dico di più, quella deviazione, se c'è stata, ha reso il tiro più pericoloso, perché è una deviazione che se il tiro è centrale lo porta verso l'esterno. Quindi quello per me non è calcio di rigore. Detto questo, e ci stava secondo me invece un rigore qui alla fine, fallo di Ibrahimovic su Ibañez, non sono andati manco a rivederlo, va bene? Detto questo, la Roma è una squadra veramente mediocre dal punto di vista tecnico. Il Milan poi sul campo, comunque alla fine, con due pali, con due, uno vabbè, su punizione Florenzi, mo da quando è Florenzi tiene punizioni, vabbè. Qui abbiamo scoperto che è anche uno specialista delle punizioni. Detto questo, la Roma, secondo me il Milan poi alla fine legittima la vittoria, perché tecnicamente anche il Milan B è una squadra più forte della Roma. Perché la Roma fa veramente pietà dal punto di vista tecnico. Tecnico nel senso è il passaggio da qui a lì. Passaggi di prima non sono capace a farli. Zaniolo, ragazzi, Zaniolo è un buon giocatore, ma non è un campione, non è un campione, perché non incide. Non incide dal punto di vista fisico, non incide dal punto di vista tecnico, sta sempre per terra e si lamenta sempre. Con quella fascia così appesa che vai sul cazzo agli arbitri, sempre lagnato, sempre vai sul cazzo a tutti così. Non va bene, non va bene proprio. Chi è? Postone. Dico Zaniolo per dire, lo prendo esempio, ma voglio dire qui due o tre giocatori e resto veramente tecnica proprio mediocre, mediocre, non voglio dire pessima, però per la Serie A sono inadeguati certi giocatori. Stessi problemi di testa, stesse reazioni scomposte, Gasdorp, Mancini, ammonizioni prese a cazzo. Ci sarà tanto lavoro da fare. Sta squadra, io come ho detto anche altre volte, quando ne metti metà di questi in panchina, perché in panchina ci possono stare benissimo, secondo me, nel senso poi quando entrano danno il loro contributo, ma metà di questa squadra non può essere titolare. Se vuoi ambire a un posto in Champions, se voi fate questi campionati di merda così da sesto, settimo posto, vanno benissimo pure questi.